adesso a Modugno, andiamo al mercato settimanale perché c'è una protesta in atto già da alcune settimane in verità da parte degli ambulanti, che girano i mercati nelle nostre città e che si ritengono una categoria assolutamente svantaggiata, non tutelata, che peraltro è sottoposta ad una serie di problematiche, tra cui anche il clima che in modo particolare in inverno, e lo abbiamo visto nelle scorse settimane con il freddo che ha caratterizzato il periodo a cavallo tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, che è costato l'annullamento di diversi mercati, e questo poi significa anche un danno economico per questa gente che non ha modo di essere ricompensata in modo diverso, insomma. Ma c'è questo ed altro nelle loro rivendicazioni. Allora oggi siamo andati al mercato a Modugno per sentire la loro voce, per sentire che cosa chiedono. Da Maurizio Marangelli, con cui avevamo cominciato a parlare della protesta degli ambulanti che chiedono, o meglio rivendicano, il riconoscimento professione particolarmente complicata, insomma, una professione che meriterebbe una tutela maggiore. Maurizio, spiegaci di che cosa si tratta. E ce lo spiega in diretta Savino Montaruli, rappresentante di Casa Ambulanti Puglia, quali sono le ragioni della sofferenza, della crisi, della protesta di questa categoria. Buongiorno intanto. Mai come in questo momento si intrecciano una serie di circostanze negative che colpiscono principalmente un settore particolare. Parliamo di 20.000 imprese nella sola Puglia, 200.000 imprese in Italia, quindi parliamo degli ambulanti, una categoria storica che però le istituzioni hanno sempre denigrato, non hanno mai dedicato un briciolo di attenzione a questa categoria, eppure è una categoria che non ha mai chiesto niente. Quindi noi viviamo in una condizione in cui il ministro Bellanova promette 30 euro al giorno per le giornate perse dai pescatori perché non hanno potuto esercitare, gli autotrasportatori hanno il bonus carburante, per esempio. E allora io mi chiedo, tutte le giornate che abbiamo perso da quel fatidico 12 novembre, quell'allerta meteo stravolgente per la Puglia in poi, fino ad oggi su 52 mercati ne abbiamo già persi 15, cioè alla fine gli ambulanti lavorano solo qualche giornata l'anno, ma di cosa vogliamo parlare? Poi la tassazione locale, c'era un blocco tariffario fino al 2018 che il governo ha soppresso dal 2019 e con i comuni della Puglia in dissesto finanziario, quasi tutti anche in predissesto di quelli nelle condizioni più gravi, hanno cominciato ad aumentare le tariffe. Quindi questo è un esempio anche oggi qui a Modugno della delocalizzazione del mercato che tanti danni ha recato, perché noi nel cuore delle città, dove in maniera naturale dovrebbero stare le attività mercatali, perché i mercati nascono nelle piazze delle città e le piazze sono il cuore della città, la delocalizzazione ha portato a quello che vedete, un po' di gente in giro per circostanza, perché oggi peraltro è una giornata splendida, però le buste in mano, come dico io, non si vedono e comunque i flussi sono notevolmente ridotti. Cosa però chiedono? I centri urbani non vanno bene per i mercati, Maurizio, ma vanno bene cosa per chiedono? Le manifestazioni organizzate da quelle associazioni che magari si vendono a vendere prodotti agricoli con gli stand. Allora noi vogliamo capire perché è in atto una campagna denigratoria nei confronti del commercio sulle aree pubbliche. In sostanza, queste sono le ragioni della protesta. Allora, in concreto invece, che cosa chiedete alle istituzioni? Noi stiamo facendo dei passaggi istituzionali fondamentali. L'altro ieri abbiamo incontrato il presidente, il governatore Emiliano ad Andria durante un suo incontro, quindi Casambulanti e Unione Commercio Puglia, che rappresento, hanno incontrato il governatore. La settimana prossima viene aperto un tavolo di crisi alla Regione Puglia, cosa mai successa nella storia. Stiamo interloquendo con i ministeri, sia il MISE ma anche il MEF, con i quali abbiamo rapporti anche lì istituzionali. Noi vogliamo il riconoscimento di categoria disagiata, perché
questa è una categoria che alla pari di altre categorie disagiate hanno necessità di questo riconoscimento. Maurizio, per chiudere, stanno pensando a qualche manifestazione di protesta. Possiamo poi ambire ad ottenere tutta una serie di circostanze che riconoscano nei fatti la difficoltà di operare in queste condizioni. In caso di mancate risposte potreste avviare delle azioni più clamorose di protesta. Cosa siete disposti a fare? Allora, diciamo la verità, noi abbiamo già dichiarato uno stato di agitazione a novembre dello scorso anno. Questo stato di agitazione in realtà è stato recepito dalle istituzioni, anche se in parte. Sta di fatto che grazie a questo stato di agitazione oggi un tavolo regionale viene aperto, il MEF e il MISE hanno aperto i tavoli e per la prima volta le nostre associazioni indipendenti, che poi sono le più rappresentative perché gli altri sono rappresentativi istituzionalmente, ma continuano a dirci a Roma, la regione, non siete rappresentati se non da queste associazioni che sul campo ogni giorno operatori e rappresentano la vera essenza degli operatori. Quindi uno sforzo enorme, un cambiamento culturale, riconoscimento di categoria disagiata con lavoratori svantaggiati, perché anche il livello anagrafico degli operatori e degli operai si sta elevando moltissimo. Maurizio, noi dobbiamo chiudere. Qual è il rischio? Il rischio è che sta avvenendo per i negozi a sede fissa di vicinato, anche lì nell'indifferenza da parte di chi dovrebbe rappresentare, non solo dovrebbe rappresentare, di chi nel nome di quella rappresentanza ogni giorno usufruisce di denaro pubblico. Questa è la verità. D'accordo, Maurizio. Grazie, abbiamo chiarito quali sono le ragioni della protesta degli ambulanti che quindi sono disposti anche a scioperare, l'abbiamo sentito, sono in stato di agitazione da novembre se non saranno riconosciuti come categoria svantaggiata. Hanno anche le loro ragioni perché insomma di giornate effettivamente ne hanno perse davvero tante in questo periodo caratterizzato dal maltempo. Adesso...